andiamo ragazzi, che bella prestazione per le azzurre del coach Davide Mazzanti. Rispondono presente le ragazze terribili di Davide Mazzanti che vincono 3-1 in quelle della Omnisport Apeldoorn e volano in semifinale per il secondo mondiale consecutivo. Entriamo ufficialmente in zona medaglia e adesso giovedì ci giocheremo la possibilità contro la vincitrice questa sera tra Brasile e Giappone, la possibilità di volare per il secondo mondiale consecutivo a giocarci l'oro. L'Italia c'è, l'Italia risponde presente per l'ennesima volta dopo il successo netto sabato alle ore 13:30 proprio contro la formazione di Kai Bin. Quest'oggi invece in quella Omnisport Apeldoorn un 3-1 che comunque non emette sentenze, tranne un blackout può succedere quando comunque si gioca per la seconda volta consecutiva contro la stessa avversaria. Questa formula che tanto ha fatto discutere, questa formula abbastanza originale che ha messo di fronte ancora una volta la Cina di Kai Bing come l'ultima semifinale, quel 3-2 che comunque sarà per sempre indimenticabile, quel tiebreak decisivo del quinto set. Ancora una volta l'Italia ha la meglio sulla formazione cinese. Il parziale in quella della Omnisport Apeldoorn 25 a 16, 25 a 22, 13 a 25, 25 a 17. Il primo e il quarto set in cui l'Italia ha dominato, in cui l'Italia ha fatto vedere comunque la superiorità che ha dimostrato in tutto questo viaggio iridato anche all'interno della sconfitta una settimana fa subita in quella di Rotterdam per quanto riguarda la prima sfida della seconda fase, in cui il Brasile di Zeroberto ha avuto la meglio nel quinto e decisivo set, nel tiebreak del quinto e decisivo set. Un'Italia che è partita forte con una maestosa Paula Egonu a rispondere comunque anche ai problemi fisici di Lee. Kirikella disponibile, ma è Martina Hlubien a partire all'interno del sestetto titolare. Partiamo con un break in apertura con Danesi Egonu, ma soprattutto anche Caterina Bosetti, grandi protagoniste del primo set, un primo set in cui la Cina cerca di rientrare sul 17 a 13, ma l'Italia controlla e chiude con prima una grande soluzione di Bosetti e poi con il muro vincente di Miriam Silla. All'interno del secondo set si parte subito forti con i due ace e con la battuta vincente di Martina Hlubien, il contro break, il time out di Davide Mazzanti con la Cina avanti sul 4-3, l'Italia che risponde presente e contro parziale firmato Egonu Silla per l'8-4 per un'Italia che comanda all'interno anche del secondo parziale. Le giocate però da parte di Li, Wang e Yuan riportano la formazione di Kai Bin a contatto sul 15 pari. L'Italia però riesce ad ottenere un altro vantaggio, un altro break sul 17 a 15 e riesce a gestire una finale punto a punto, portando a casa anche il secondo parziale sul punteggio di 25 a 22. Peccato per il terzo set mal giocato, mal gestito praticamente, mai iniziato con la Cina che scappa via nelle battute iniziali. C'è anche il tentativo dopo due timeout di poter comunque stravolgere il sestetto con l'entrata da parte di Elena Pietrini e di Gennari al posto di Silla e Bosetti. Ritornano nel quarto set sia Silla sia Bosetti, l'Italia parte forte con Egonu e soprattutto con Caterina Bosetti che vengono subito comunque condizionate all'interno del gioco
Molto bene lì, molto bene però anche Paola Egonu che risponde presente. Ace da parte di Caterina Bosetti e poi una bellissima giocata a regalare il break azzurro sull'8 a 10 firmata Moki De Gennaro, Paola Egonu e poi dopo aver preso il break di vantaggio l'Italia gestisce e chiude al meglio con la solita Paola Egonu, grande protagonista con 29 punti, 12 punti per Anna Danesi, 12 punti per Miriam Silla, 9 per Marina Lubian, 6 per Caterina Bosetti, 1 punto per Orlo, 1 punto anche per Elena Pietrini. È davvero stata una grandissima serata di grande volley, l'Italia vola quindi alle semifinali, vola per giocarsi una medaglia, entra ufficialmente in zona medaglia e adesso giovedì scopriremo quale sarà il nostro futuro con la sfida probabile contro il Brasile, contro la rivincita probabile contro la nazionale verde-oro di Zé Roberto che potrebbe regalarci la seconda finale iridata consecutiva. Staremo a vedere, ma intanto gustiamoci, festeggiamo questo grandioso, questo importantissimo successo. E andiamo ragazzi! Faccio attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!